Ciao Dani, sei carico? Carichissimo. E allora dai, veloci, carichiamo la roba. Sono già in ritardo, cazzo. Dai che sono lì. Go! A un anno di distanza dall'ultimo video fatto con Dani, sempre ad Aspi, che avete visto sul Po in barca, stiamo tornando, questa volta andremo sul Ticino e non abbiamo più la barca, stiamo andando da riva. Ci abbiamo già provato a luglio a fare questo video, solo che quando siamo arrivati sul posto, visto che eravamo in un periodo di forti temporali che avevano fatto alzare tantissimo il livello, abbiamo trovato un fiume in piena gigante e l'attività degli aspi è mancata e c'erano in giro i siluri in caccia. Dai. Abbiamo preso un siluro, mi sa, anche perché tiene proprio il fondo. Guardalo lì a galla. Sì, prova che è un pesce pesante, non è piccolissimo. Questo mi sa che è il record di aspio del Ticino. Io non ho mai visto così lungo. Ma non erano più grigi gli aspi. Cazzo, ma non erano più grigi. Vai, spiaggiamelo da Dani. Perché l'hai preso sotto? Te l'ho immobilizzato. Oh Tony, hai preso il record di aspio del fiume Ticino. Hai visto che aspio, cazzo? Porca puttana, oh. Un po' strano, no? Un po' strano. Mi ricordo diverso. Sì. Tra l'altro, ho preso col filo fine, il silurotto, ma ho messo alla prova la mia canna, da 35 grammi. Quindi dopo poco abbiamo desistito e abbiamo appunto rimandato la cosa. Visto che siamo da riva, canna da spinning. Facciamo lanci un po' più lunghi, con esche leggere. Rispetto all'altra volta è bassissimo. Cazzo, è sparito. Qui era tutta acqua prima. Pazzesco. È bellissimo anche così. È figa. Oh, sono quasi 2 metri meno d'acqua. Sì. L'altra volta, ragazzi, era tutta acqua. Adesso veramente è uno spot totalmente diverso. Ma come lento rispetto all'altra volta? Sì. Bastardo il comoragno. C'è tutto il pesciolame sotto, Tony. Daniel Jerk, io ho montato un piccolo walking the dog. Come detto, siamo a spinning, così da riva riusciamo a lanciare più agevolmente esche piccole. E nel caso poi possiamo al casting. Va bene, si parte. Fuori con la pinna, guardalo lì, hai visto? Ci sono degli... è appena venuto su proprio con la schiena. Cambio subito artificiale perché ai primi lanci ho visto proprio un paio di volte un aspio che è venuto fuori con la schiena e questo, come sentite, c'è i rattler. Provo invece una versione silent. Quello pesce foraggio artigianale, questo è della Skipfish, dei ragazzi forti a farli. Eppure abbiamo lanciato in testa un sacco di pesci già, e ne è salito uno. Qui non c'era attività, comunque è normale, bisogna spostarsi, fare un sacco di lanci, percorrere un po' la riva, trovare i punti in cui cacciano. Adesso giro il cappellino, entro in modalità battaglia e gli spacchiamo il culo. Comunque sto pescando con una canna da 35 grammi, uno 0,15 di treccia, un finale in fluorocarbon da 16 libbre, un 3000 di mulinello, la canna è lunga 7 piedi e 3 e la chiave mi sembra oggi essere un walking the dog senza rattler, P
piccolo, silenzioso. Comunque sono pesci che non ti danno molte possibilità, se ci sono i primi lanci poi... Ma poi capita tipo come con i lucci che tornano, i momenti... Sì, ci sono dei momenti che se c'è qualcuno in attività. Eccolo lì. Non ho fatto il tempo a dire. Ce l'hai? Sì. Madonna. Tienilo, Tony. Che arrivo io, Che cazzo di pesce ho preso, ragazzi? Tira, tieni. Viene su. Intenibile. Sì, l'ho perso, ma era un pesce intenibile, ragazzi. Tienilo, Tony. Aspetta che arrivo, Tony. No, è andato. Come è andato? Ragazzi, avevo incarnato un mostro, si è slamato. Non sono proprio riuscito a fare un cazzo. Mi è entrato in corrente e non so, avete visto. Veramente non riuscivo... E tra l'altro la frizione partiva di brutto, ma era anche chiusa. Già, che sfiga però. Lì poi c'è giù una pianta in acqua, per cui avevo paura mi entrasse in quella cazzo di pianta. L'ho forzato un attimo. Si è proprio slamato. Niente ragazzi, ci spostiamo su un ulteriore spot. Peccato questo qui slamato perché era sicuramente un mostro. Avete visto. Purtroppo comunque dovendo pescare da riva, volendo lanciare lungo, ho un attrezzo non troppo potente e quindi non è che lo posso forzare più di tanto. Qui è entrato in corrente e si è slamato. Pazienza. Gli spaccheremo il culo nel prossimo spot. Cazzo. Niente, ci stiamo spostando in macchina, andando dal piede, così bisogna conoscere bene la zona e spostarsi di continuo, perché non ha senso rimanere a fare gli lanci negli stessi spot. Anche qua in acqua bassa potrebbe esserci, Sì, posti nuovi. L'altra volta qui avrei avuto paura a venire con l'acqua. Guardalo. È andato? Sì, ora. Vai. Chiamalo. Ce l'ho. Oh, buono. Slamato? Sì, cazzo, era un grosso. Sei Vito? Ce l'ho! Io mi metto giù. Aspetta. Eccolo qua. Ma non è gigante. No? È un schiocco. Arrivo con la pinza, Ce la fai a tenerlo, Tony? Guardate che bell'aspio, Walking the Dog, Skipfish, appena ho lanciato esploso, è bellissimo perché siamo scesi, sono posti tutti infrattati, pochi lanci a disposizione, prima si è slamato, adesso invece l'abbiamo preso, molto molto soddisfatto. E dico molto bene perché primo spot non facile, secondo spot appena siamo arrivati già tre mangiate di cui un pesce. Non bene, benissimo. Niente ragazzi, abbiamo pescato con costanza e dedizione fino adesso. Adesso siamo circa mezzogiorno, l'abbiamo fatto dall'alba
Fino ad ora la condizione è andata a scemare man mano, non ha molto senso neanche continuare perché bisognerebbe attendere fino al tramonto per trovare un'altra condizione. Quindi il video di oggi finisce qua. Come ti sembra andata, Dani? Ma guarda, dobbiamo comunque ritenerci soddisfatti, perché pescare l'aspi non è facile, soprattutto da riva. E un pesce grosso è stato attaccato, purtroppo si è slamato, non è neanche facile attaccarlo, bisogna ritenersi fortunati anche ad attaccarlo. E non è una brutta giornata se la vai a valutare. No, certo, ma poi comunque un bel pesce l'abbiamo preso, dai. Sì, un gran bel pesce. Poi sono spot bellissimi, da riva è così, siamo molto limitati. Dovendo sfruttare le primissime ore della mattinata, la scelta dello spot e trovare l'attività dei pesci è cruciale. Si valuta male la cosa, si va nello spot sbagliato o semplicemente in quello spot non mangiano, hai buttato via le ore d'oro, così. Mezza giornata, direi che ha fruttato già abbastanza. Dai, sì, soddisfatti. Iscrivetevi, mettete un like, commentate e condividete. Al prossimo video. Se lo prendessi adesso sarebbe una roba spettacolosa.